mi chiamo Antigone. Sono la figlia di Edipo. Io sono nata per l'amore, ma non per odiare. Ho due fratelli che sono fratelli che hanno lottato per conquistare la città natale, Polenice e Teocle. Questi due fratelli hanno fatto dei scontri, ma purtroppo prima è Teocle che difende la città e Polenice che attacca la città per voler fare suo quello che vuole lui. Ma nella guerra nessuno dei due si è salvata. Anzi, questi due sono entrambi morti. Il cadavere di Teocle viene ovviamente celebrato con il funerale. Ma il cadavere di Polenice sono rimasto lì. Non viene mai celebrato. Neanche. Non è giusto. Non è giusto. Che il cadavere di Polenice hanno lasciato solo per lì. Hanno lasciato lì, senza funerale, senza niente. Ma a me non piace questo. Vorrei fare qualcosa per il mio fratello, ma la legge non lo dice questo. Quindi nella legge non potevo fare questo. Sepoltura al mio fratello Polenice. Ho cercato di convincere Isma, la mia sorella. Isma dice: eh sì, però vai contro la legge. Ma io vado contro la legge. Io vado contro la legge perché a me non piace questa cosa, che mio fratello hanno lasciato solo di senza, non posso neanche fare sepoltura per mio fratello. Che me ne importa se vado contro la giustizia? Se vado contro la giustizia, a me non piace soffrire, non mi piace per niente soffrire. Devo fare qualcosa, fratello. Ma il re Creonte è sul trono. Il re Creonte è sul trono. Il re Creonte è sul trono. Quindi non posso fare la sepoltura al mio fratello Polenice. La giustizia non esiste per me. Questa giustizia che non posso fare la sepoltura al mio fratello. Al mio fratello Polenice, perché è il mio fratello. Polenice mi comincia a minacciarmi. E ho vissuto un po' in maniera sofferente per lottare solo su questo. Per mio fratello, perché a me non piace che il mio fratello venga solo messo lì.
Non posso fare la sepoltura, anche se sono la sorella dei Polinici. Mi hanno chiuso in grotta. Ho vissuto in tanto tempo, anzi, sono stato chiuso dentro questa grotta. Non vedevo niente. Il buio, senza luci, non vede neanche niente che colori, niente, solo rocce all'interno delle cose. Sofferenza terribile! Lui, il re, a mettermi qui, con questa grotta. Il re Creonte. Poi ha deciso di liberarmi, ma ormai è tardi. E tardi. Avrei preso con me. Mi sarei suicidata. Ma. Anche se sono morta, la mia anima resta viva. La mia anima resta viva. Con il cielo crepuscolare. In questo cielo crepuscolare. Man mano che si sale. C'è la luce. C'è la luce. Che mi dà speranza. Questa luce significa che sono sempre viva, sono viva. Non sono mai stata. Non sono sconfitta. Il danno di Creonte. Il mio corpo è morto. Ma la mia anima resta sempre viva. E sono sempre io. Antigone. Sono sempre io. Quanto è bello di essere liberato dalla grotta, ma il corpo mio non è libero, cioè il corpo mio è morto all'interno della grotta, cioè sono stato io a suicidarmi all'interno della grotta. Ma la mia anima è sempre qua. Da giù ci sono dei malvagi, come abbiamo capito anche con la divina. Anzi, da giù c'è l'inferno, c'è il male, c'è il dolore, brucia,
vanno in su, dove c'è la luce, dove sono dove sto per andare, dove c'è gli dèi, dove c'è Dio, dove c'è la bella. È il posto che mi merito quello che ho fatto, anche se vado contro la legge per mio fratello. Se la mia sorella Isma non mi ha quasi mai aiuto, ho cercato di lottare contro questa legge che non è giusta di non sopportare il mio fratello. Questa è la storia di Antigone, dopo i suoi fratelli che hanno lottato, hanno fatto lo scontro alla città di Edipo, c'è il nome anche del papà, il babbo. Questi due fratelli purtroppo escono morti. Arriva questo personaggio che si chiama Antigone. Questi un fratello viene ovviamente messo in funerale perché ha difeso la città, ma un fratello Polinice vede messo lì questa sepoltura, non poteva sepoltura Antigone. Antigone si arrabbiò perché il suo fratello non può sopportare neanche lei, perché va contro la legge. Quindi Antigone va contro la legge e sua sorella comincia a romperlo. Diciamo, ma tu vai contro la legge? Ma Antigone non ne le frega, perché per lei non è giusto questa cosa. Creonte, ovviamente il re, ha saputo di questa cosa. Ma Creonte ha avuto questa punizione di metterlo all'interno della grotta, o per quanto vive Antigone, o per quanto morirà, diciamo, o morirà all'interno della grotta Antigone. Antigone ha vissuto in maniera sofferente la sua vita. Ha sofferto. Decise di suicidarsi all'interno della grotta dopo che ormai è tardi, che Creonte decide di nuovo di liberare Antigone, ma purtroppo è ormai tardi, perché forse che hanno trovato il cadavere di Antigone senza vita. Ma Antigone resta così. Il mio corpo, diciamo, il suo corpo è morto, ma la sua anima rimane viva. La mia sensazione è questa. Vedi il cielo crepuscolare? L'immaginazione, ovviamente, secondo i storici, il cielo crepuscolare, che a mano che il sole sale, cioè la luce, cioè questa
luce e la speranza di Antigone di andare verso, diciamo, il paradiso, come lo chiamiamo oggi, secondo me immaginazioni, e poi secondo me da giù c'è l'inferno, da su c'è il paradiso, da giù c'è il dolore, da su c'è il bene, c'è la felicità. E questa è la mia immaginazione. Il disegno che state vedendo è un disegno che ho realizzato su questa storia. C'è la mia sensazione che ho avuto su questa storia. Un disegno che parla di la storia di, potrebbe di Antigone dopo essere suicidata. C'è il cielo crepuscolare, che è il sole che sale, e c'è un sentiero che va verso la luce. Io non vorrei dire la tecnica, ma è importante quello che ho disegnato. Gli alberi sono scuri perché ovviamente è la sera. La sera, man mano che questo sole sale, la mia immaginazione di Antigone sorride, perché lei non è nata per l'odio, l'odiatura, ma lei è nata per l'amore, anche se questi due fratelli, se sono, diciamo, hanno lottato, ma per lei rimane l'amore. Uno ovviamente viene messo in funerale, ma un altro viene messo lì, e per lei non è giusto. E questa è la storia di Antigone, e questo è il mio disegno, e infatti il titolo è Sgomento e morte. Sgomento, cioè sgomento è sorpreso, in maniera spaventato, che è successo anche a Antigone, spaventata anche lei, ma sorpresa. E morte, e morte, cioè si è suscitata, ma l'anima di Antigone rimane sempre lì, c'è, cioè, la morte. Questo qua fate il titolo. E voi? Cosa ne pensate?